Host 2017, ci troviamo allo stand della Zerika in compagnia di Fabio Cottone, il responsabile commerciale, al quale siamo molto grati perché ogni qualvolta ci fermiamo in questo stand ci rifornisce di qualche succo concentrato e noi siamo ovviamente molto molto contenti. Fabio, benvenuto dinanzi alle telecamere di HorecaTV.it. Ti invito a salutare gli amici che sono dall'altra parte. Ciao a tutti e benvenuti nuovamente nel nostro stand. Stand ricchissimo, bellissimo, luminosissimo e non ultimo pieno di novità, perché alle nostre spalle abbiamo quella che è la macchina che presentate quest'anno. Ma prima ancora io devo farti una domanda, Fabio. Ci siamo incontrati poco più di un anno fa e avete presentato delle cose bellissime nel corso di Venditalia 2016. A distanza di un po' più di un anno, che cosa è successo? Quali sono le novità, gli eventi che hanno fatto evolvere ulteriormente la Zerika? Le primissime novità vengono dall'investimento fatto da parte dell'azienda nell'apertura di una nuova sede commerciale in Inghilterra, quasi un anno fa. Subito dopo l'acquisizione di una software house con la quale riusciamo a produrre il 100% del nostro software, che poi avrai modo di vedere sulle nostre nuove creature. E terzo e molto importante, abbiamo aperto all'interno del nostro stabilimento di Termini Imerese un laboratorio elettronico che ci permette di produrre le nostre schede elettroniche per le nostre macchine. Però non vi siete fermati a quello che mi hai appena detto, perché come dicevo poco fa, alle nostre spalle ci sono le nuove macchine che voi presentate al mercato dell'Horeca qui a Host 2017. Quali sono le caratteristiche di queste macchine? E allora, abbiamo raccolto tutto quello che ti ho detto, quindi, e abbiamo espresso in queste macchine il nostro sforzo. Lo sforzo era quello di dover trovare una macchina molto semplice da gestire per tutti i concessionari che sono nel mondo del professionale, quindi del beverage o comunque del breakfast, e abbiamo realizzato qualcosa di intuitivo e molto semplice da usare. E allora io, affinché loro possano vedere comodamente come viene utilizzata questa macchina e in quanti pochi secondi viene erogata una bevanda, passo da quest'altra parte e ti do campo libero per iniziare a programmare una bevanda per far sì che arancia, ci piace l'arancia, ci piace. È in automatico, è predosata. Perché è un volumetrico, hai la possibilità di dover settare la quantità di acqua, perché non dobbiamo dimenticare mai che l'acqua fredda e l'acqua frizzante fanno parte integrante della macchina, quindi una macchina a 5 vie, e hai la possibilità di dosare quello che possa essere il bicchiere o la caraffa in base alle esigenze dell'utente finale. Quanti gusti? Tre gusti, acqua fredda e acqua frizzante. Abbiamo 5 vie contemporaneamente, quindi hai la possibilità di gestire al meglio l'esigenza del cliente finale, quindi dell'hotel per la prima colazione e non solo. E allora, intanto io sequestro questa bevanda perché, ecco, come al solito, fatti qui a sinistra e mostriamo a tutti loro che cos'è quest'altra macchina, quali sono le caratteristiche che la rendono diversa dalla prima che abbiamo vista. Bene, abbiamo voluto esagerare. Abbiamo continuato a investire e abbiamo creato la prima macchina che riesce a gestire freddo e caldo contemporaneamente con tre gusti diversi, quindi puoi andare a gestire tre bevande contemporaneamente sia sul freddo che sul caldo, quindi caffè freddo o caffè caldo contemporaneamente. Ma perché utilizza delle capsule, un gruppo di erogazione? No, non utilizza capsule, ma viene da caffè concentrato liquido, quindi il caffè nella fattispecie, come il tè da concentrato, come avviene con i succhi, con i concentrati di succo. Fabio, occorre una dimostrazione. Come dirti no? E allora, bicchiere provvidenzialmente accanto alla macchina, programmazione, si preme il tasto con un giochino che compare nel frattempo sul display e... L'abbiamo reso spiritosa.
Beh, io sento nel frattempo un buon odore di caffè, non lo bevo ora per ovvi motivi professionali, ma lo farò tra poco a telecamere spinte. Fabio, questa offerta è destinata a quale pubblico? Al pubblico del beverage, delle macchine professionali per il beverage, del breakfast, quindi della prima colazione necessariamente, e non solo, direi anche per quello che può essere il bar. Dare nuove opportunità anche al bar di poter gestire nuovi prodotti e diminuire quelli che sono i loro costi di gestione e di logistica. Aumentando i profitti. Aumentando i profitti. Molto interessante è anche da dire che questa macchina è proprio per il software che abbiamo programmato, ha la possibilità di essere gestita da remoto. Hai la grande opportunità di controllare al 100% la macchina da remoto, non solo per la telemetria data dal controllo refrigerazione, ma anche per i settaggi della macchina stessa. Fabio, a quale indirizzo di posta elettronica chi è dall'altra parte può scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno naturalmente? Sono due, info@zerica.com ed info@bevilanatura.com. Bevi la natura. Bravissimo, grande spot per far capire che gestiamo al meglio quelli che sono i prodotti che vengono ingeriti da noi, e noi facciamo molta attenzione a quello che è la sanificazione delle nostre macchine. Mai nulla a contatto con l'aria, nessun contatto batteriologico per quanto riguarda sia l'acqua che i concentrati di succo o i tè, ma questo serve per dare certezza all'utente finale che è una macchina che conserva le peculiarità che abbiamo sempre avuto negli 86 anni, quindi l'attenzione all'utente finale, quindi che tutto sia buono e non abbia nessuna problematica post vendita. Ecco, niente alterazioni batteriologiche. Niente. Grazie Fabio, saluto gli amici di orecatv.it che hanno avuto la pazienza di ascoltarci negli ultimi 6-7 minuti. Ciao a tutti, vi aspetto tutti nello stand nei prossimi giorni, e per coloro i quali non dovessero farcela, chiamateci, saremo a vostra disposizione per qualunque necessità. Noi nel frattempo, dopo esserci dissetati con quella bevanda che tu hai provvidenzialmente erogato e io ho sequestrato per l'occasione, continuiamo per andare a scoprire altre novità qui a Host 2017. Non andate via. Ciao a tutti.